Ascoltami, aspettiamo e facciamolo dopo. Forse vorranno farlo loro. Diana, non dobbiamo aspettare, dobbiamo farlo ora. Lo pensi anche tu? Ok, allora iniziamo da Simone. Andiamo subito a parlare con lui. Ascoltami, beh, Simone sarà comunque dalla nostra parte, ma non sono sicura degli altri. Anche gli altri saranno dalla nostra parte. Simone, a Diana è piaciuto il tuo nuovo taglio di capelli? Non so, non l'ha ancora visto. E se non le piace, le piacerà. È vero, Diana ti amerà in ogni caso, che tu sia rosa, rosso o addirittura blu. Non smetterà mai di amarti. Ragazzi, ciao! Simone, è successo qualcosa ai tuoi capelli? Oh, tesoro, ciao! Ti piace il mio nuovo colore di capelli? Buongiorno, ragazze! Ciao, Simone! Senti, Simone, perché i tuoi capelli sono rossi? Dovrebbero essere rosa! Ho sbagliato colore. Ok, ehi, Simone, posso distrarti un attimo? Devo parlarti, ok? Un secondo. Forza, andiamo subito in bagno. Avanti, andiamo. Ma anche quella là ci viene? Si chiama Mia, andiamo! Simo, dove ti portano? E come al solito l'allenamento aspetterà. Ehi, ehi, io e la mia famiglia amiamo davvero gli animali. Ecco perché abbiamo deciso di salvare questo zoo abbandonato. Scarica il nostro gioco per prenderti cura di tutti gli animali e aiutaci a costruire il miglior zoo del mondo. Ci vediamo nel gioco. Bene, Mia, resta dietro la porta e assicurati che nessuno origli o cerchi di entrare. Ok. Bene, Simone, volevo dirti questo. Non credi che dovremmo cambiare un po', ecco, l'immagine di questa scuola? Dovremmo essere un po' più ribelli e un po' meno bunny, un po' meno rosa. Tesoro, sai che dirò di sì a qualsiasi tuo suggerimento, no? Simone, ecco perché ti amo, perché mi dici sempre, sempre di sì. Allora iniziamo dai giocatori. Dovete cambiare le vostre tute con delle tute nere e anche i palloni devono essere neri, ecco. Vuoi che tutta la scuola sia ribelle e che tutti si vestano di nero? Beh, Simone, sì! Almeno finché sarò una ribelle, perché ora tutti mi odiano, ma se tutti sono come me, allora tutti saremo uguali, no? L'idea è sicuramente bella, ma non ho mai visto giocatori di basket in uniforme nera con palloni neri. Lo so, Simone, è fortissimo, sarai il primo, ti rendi conto? Oh, che stai facendo, ragazza in nero? Stai sorvegliando la porta, eh? Rane, non potete andare al bagno perché non vi farò passare. Diana sta parlando con Simone. Il bagno non è fatto per parlare. Sì, è fatto per altre cose. Quindi levati dalla porta, guardia del bagno. No, non vi farò passare. Ci sono altri bagni, andate via subito. Guardate quanto è arrogante. Ragazze? No, stanno parlando e io sto facendo la guardia. Vattene subito! Hai visto quanto è brutto non obbedire alle rane? Beh, puoi aprire la porta, tanto Diana ti caccerà Simone, subito. Simone, ti rendi conto? La prima e unica scuola ribelle sarà fantastico. Beh, sì, e va bene. Ci serve lo specchio, avanti! Cavolo, ho chiesto a Mia di tenere chiusa la porta. Ok, Simone, andiamo, parleremo dopo. Dovete bussare, non sfondare le porte. Diana, ho fatto il possibile, mi hanno tirata via con forza. Ok, Mia, ora andiamo. Simone, non dovresti allenarti? Sì. Ok, ci vediamo durante la pausa. A dopo. Allora era d'accordo? Certo che sì, perché gliel'ho chiesto io. Ma gli altri studenti non lo so se lo saranno, proviamoci. Diana, anche gli altri lo saranno? Allora, ragazzi, io e Dima abbiamo avuto un'idea fantastica per San Valentino. Affitteremo una casa e staremo insieme. Davvero verde? E vorresti che noi perdenti venissimo? Non è un po' strano, non ci frequentiamo? Beh, per me e Dima sarebbe un po' troppo costoso. Così abbiamo pensato di dividere le spese. E quanto dovremmo mettere per affittare questa casa? Ho tre opzioni per le case. Sì, c'è una normale casa di legno con una toiletta all'esterno e ce n'è una a due piani, ma non ha la piscina. E ce n'è una a due piani dove c'è una piscina all'esterno e una all'interno. Forte, verde, che opzioni allettanti. Ma quanti soldi servono? C'è un letto. Patrick, ci sono sette camere e ognuna ha un letto enorme. Potrai scegliere quella che vuoi per Molto te. Bene, siete pronti a versare $3,000? Bruno, hai già preso lo stipendio, vero? È il secondo giorno che lavoro, come posso pagare una casa? Bruno, puoi chiedere un prestito, ragazzi, dovreste essere d'accordo perché è una grande occasione, ci divertiremo. Siamo d'accordo, Patrick, paga tu. Per lui $6,000 non sono... Va bene, Giorgia. È fantastico e se avete degli amici dite loro di venire. La casa è enorme, ci sarà abbastanza spazio. Bruno, ci andiamo! Questo costo include il cibo? E le bevande? Vi porteremo in jet privato lì, ma pagherete un extra per cibo e bevande. Sì, dovrete contribuire con €2,000 per cibo e bevande. Io accetto, ma non verrò con Carina. Oh! E con chi verrai? La conoscerete alla festa. Bruno, per favore! E va bene, verremo anche noi. Aggiungeteci. Fantastico! Due hamburger per noi. E io il tiramisù. Una mega pizza. Io tè verde, grazie.
Ehi ragazzi, però non esagerate con Bruno. Tanto non mi daranno nessuna mancia, rubano anche le forchette usa e getta. Diana, cosa c'è che non va? Dov'è quella ragazza dolce? Dov'è? Professor Mike, le cose dolci e carine non vanno di moda. Sì, professore, immagini la prima scuola ribelle, tutta in nero. Tutta quanta. Anche lei porterà un abito nero, no? Non mi piace il nero. Posso essere un ribelle con i miei vestiti? Professor Mike, per favore, deve accettare. Diana, smettila di cercare di convincerlo, professore. La scuola si sta ribellando. Solo vestiti neri o anche qualcos'altro? Sì, professore, non è tutto. Potrebbe anche abbronzarsi, sarebbe perfetto. E io ho un solarium a casa, può venire quando vuole. Ok, professore, il suo compito è quello di annunciare a tutti che la scuola da domani sarà ribelle e che ci sarà un dress code. Ma Diana, e il nostro piccolo bar? E le pareti? Saranno tutte nere? Professore, non si preoccupi, anche il bar diventerà nero. Buona fortuna con gli studenti, ciao! Mike, sei pronto a diventare ribelle? Domani spenderai il tuo stipendio per un abito nero. Ragazze, perché ultimamente vado così male ai test? Perché? Mary, perché abbiamo dei problemi? Pensiamo solo a Diana e non pensiamo mai allo studio. Ragazze, credo che Diana tornerà presto. Beh, non possiamo smettere di studiare però. Allora quali compiti ce erano? Ce ne sono un sacco, ragazze. Dobbiamo cercarci un tutor. Sì, stiamo andando proprio male. Ok, ragazze, cominciamo a studiare. Oh, ciao, Bunny. Bunny, ditemi, siete pronte ad abbandonare le vostre magliette e giacche rosa e a diventare tutte nere? Di che stai parlando? Non devi distrarci. Dobbiamo migliorare nei voti, non parlare con noncuranza. Non ci toglieremo mai la giacca rosa, ok? A quello che pensate voi, la vostra Diana la pensa un po' diversamente. Ha già deciso per tutti. Cosa? Che ha deciso Diana? Sì, perché state perdendo tempo? Di che si tratta? Allora... Sapevate che da domani la scuola diventa una scuola ribelle? Tutti da in nero! Domani verrà imposto un nuovo dress code. Dovremo tutti essere vestiti di cosa? Nero. Cosa? Come fai a saperlo? State mentendo, brutte bulle che non siete altro. No, non è vero. Il professore ci ha detto tutto. E durante la pausa lo dirà anche agli altri studenti. No, per favore, questa sarà la nostra fine, la fine di tutto. Diana deve essere fermata. Come? Si è già lasciata trasportare, non possiamo fare niente. Dovete fare qualcosa, Bunny. Altrimenti non sarà più una scuola, ma un'oscurità tenebrosa. Vi ha detto che Diana sarebbe tornata presto da noi? Dobbiamo fermarla subito, altrimenti sarà un casino. Se non la fermiamo noi, non lo farà nessuno. Non c'è più tempo per studiare, è vero, Eva? Bene, Simone, mi congratulo con te ora, anche tu sei un ribelle proprio. Diana, ad essere sincero, mi sembra che il nero non mi si addica molto. Simone, il nero ti si addice e come? Andiamo a ricordare a tutti gli altri che da domani devono essere vestiti di nero. È il nuovo dress code, andiamo. E va bene. Diana, è vero? Credo di sì, Simone è già tutto vestito di nero. Oh, mie care amiche, ciao! Volevo dirvi che da domani dovrete indossare anche voi il nero. È il nuovo dress code che avremo a scuola. Avanti, saremo tutte ribelli, tutte quante. Io sono già un ribelle. Diana, noi ti vogliamo molto bene, però sembra che tu stia esagerando. Diana, ma come il nero? Noi stiamo qui perché dovremmo essere luminose, dovremmo distinguerci. Ragazze, questa non è una trattativa, la scuola sarà sicuramente ribelle. Ragazze, non solo è fantastico, ma è molto originale, non ci sono scuole del genere. Diana, ne sei sicura? Ci hai pensato bene? Sì, ragazze, se qualcuna di voi ha bisogno di vestiti neri, venite da me, vi vestirò tutte. Andiamo, forza. Le bulle non stavano mentendo. Sì, per la prima volta hanno detto la verità. Ragazzo, che facciamo, eh? Non possiamo essere bulle, perché se ci vestiamo di nero lo potremmo essere per molto tempo, moltissimo. Ascoltate, ragazze, forse dovremmo lasciar perdere, diventare ribelli anche noi. Guardate questa maglietta nera, volevo metterla da tanto. Nat, ti sei lasciata trasportare anche tu. Vai subito da Diana. Ragazze, smettetela di litigare, dobbiamo pensare a come fermare tutto. Sapete una cosa, ragazze? Perché dovrei ascoltarvi? Voglio essere una ribelle, sono dalla parte di Diana io. Ok, la squadra di cheerleader delle Bunny è finita. Da quanto ho capito, Diana l'ha portata dalla sua parte. No, ragazze, non mi ha portata dalla sua parte, ho scelto io. Ragazzi, vi ho chiesto di venire perché la scuola sta cambiando. A partire da domani. Ve l'avevamo detto. Che significa da domani, sì, eh? Sì, abbiamo bisogno di più dettagli. È una decisione di Diana. Da domani ci sarà un dress code nella nostra scuola, tutti in nero. Beh, basta guardare me se non sapete che significa. Fate quello che faccio io. No, no,
no, il nero non si addice con i miei capelli, professore, ma dov'è Diana? Ma io sono contrario, a me piace solo il rosso. Professor Mike, ma noi siamo rane. Non possiamo vestirci di nero, no? Il nero non è così male. Per esempio, non si vede lo sporco sui pantaloni neri. Credo che questo non abbia senso. Nessuno accetterà di vestirsi di nero. Nessun cestista sarà d'accordo. Avete visto Simone? Si è fatto i capelli rossi addirittura. Ragazzi, questa è una decisione di Diana, non è una trattativa. Da domani tutti dovranno vestirsi di nero. Ciao, non volevo aspettare domani, sono già una ribelle. Vedete? Alcuni di voi stanno già seguendo il dress code. Beh, io non ho niente contro il nero, tra l'altro snellisce. Julie, se tutti si vestono di nero sarà terribile, terribile. Ragazzi, alzate la mano, chi è contro il nero? Professore, come ha potuto permetterlo? Questa è una scuola di cheerleader bunny, dobbiamo essere colorate e luminose. Mi sa che questa è la vostra fine. Conosco Diana e se l'ha deciso lei, sarà così. No, io sono contraria. Siamo contrari. E anche Simone lo sarà, capito? Noi siamo contrarie, siamo rane, dobbiamo essere verdi. Io sono d'accordo. Timothy, purtroppo anche Simone è già un ribelle. È tutto vestito di nero. Cosa? Conosco Simone e non si vestirà mai di nero in tutta la vita. Oh, wow, vedo già qualche ribelle. Sì, Diana, voglio essere una ribelle. Che sta succedendo? Ed ecco Simone the Rebel. Non possiamo opporci, sono già tutti dalla parte di Diana, a quanto pare. Ma quanti studenti in nero? Professor Mike, posso parlarle? Sentite, ragazzi, ascoltatemi un attimo. Simone, posso parlare? Ok. Allora, ragazzi, volevo dirvi che non cambierà nulla nella scuola. Sarà sempre la stessa, divertente e allegra, ma saremo tutti vestiti di nero. Sì, di nero come me. Questa scuola non sarà più dolce carina. Insolenza e freddezza è il nostro motto. Allora, chi sarà dalla nostra parte, eh? Avete capito tutti? Andrò a comprarmi un vestito. Ma mi amerai anche in nero? Eh? Ma certo, io amo il nero. Ragazzi, spero che abbiate capito tutti. Tutti quelli che si vestiranno di nero faranno parte della squadra dei ribelli. Bene, Bunny, vi consiglio di vestirvi di nero. No! Già, dai, visto? Diana vuole portare tutti dalla sua parte, eh? Beh, probabilmente domani verrò in nero. Che vuol dire che verrai in nero? Laila, come? È così bello essere una ribelle, no? Domani porterò la vernice e dipingeremo il bar di nero. No! Meglio il verde che il nero. Simone, non mi aspettavo questo da te. E non indosserò mai il nero in vita mia, capito? Indosserò un uniforme da basket. E non mi importa se verrò cacciato da questa scuola. Diana, e se se ne vanno? Simone, non ti preoccupare, non se ne andranno, si stanno solo mettendo in mostra. Allora, ragazzi, voi che preferite, la scuola delle cheerleader bagni oppure la scuola ribelle? Sarete voi a decidere come sarà. Metti il pollice in su, iscriviti al canale, premi la campanella e aspetta i nuovi episodi. Ci vediamo presto! Ciao! I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Yeah. I'm so handsome, all in Carmine's with my Benz, I'm so fancy. Yeah, I'm so fancy. Yeah. No romance, no. Got my baby and she ride, she make you vanish. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. Authentic in my own lane.